¿no? Ok. Ciao a tutti, noi non vi vediamo e a causa di questo strano posizionamento e questo imbarazzo lasciamo dire al dottor Calfare due parole sul tema. Sì, in realtà non è che c'è una cosa particolarmente profonda, se non che penso che sia la cosa più imbarazzante della vita mia, non tanto per il fatto che non vedo la gente, perché qualcuno la vede, però finta che ci stanno sti quattro, ma per il fatto che la voce mia viene mandata nel piazzale della stazione Termini. Questa è l'ultima data del tour di presentazioni di Macerie e Rime, e credo che abbiamo detto di questo libro tutto e più volte e in ogni forma possibile e immaginabile. E quindi parleremo per il minore tempo possibile, vi sarà impossibile tempo fare domande, ce le dovrete venire a fare dopo di persona, perché sì, quelli alle nostre spalle possono farne, se avete domande particolarmente cattive pensateci subito, altrimenti se non so qualche tassista vuole venire a fare delle domande, mi sembra di capire che stanno coattivamente partecipando anche loro alla cosa. Madonna, che imbarazzo, vabbè, ma tipo potremmo dire che l'abbiamo fatta e ci salutiamo qui. Michele. Ti saresti mai aspettato una cosa del genere in un giorno di pioggia a Roma, alla stazione? Perché questa cosa è particolarmente imbarazzante? Per me è imbarazzante in generale, per me in pubblico sempre. Il pensiero che qua c'è sta gente che sta pensa a far freddo, finisce in fretta, ma poi tu non vuoi dire che mi torno a casa, cioè no, mi mette ancora evidentemente più imbarazzo. E tanto non c'ho manco idea di quante persone ci stanno fuori, perché c'è un visione super limitata. E quindi no, decisamente forse è un grande tabellone degli imbarazzi da quando ho cominciato a fare questo lavoro. Questo sto pensando a qualcuno peggio, ma forse non c'è. Sì, comunque è un bel livello. Sì, beh, oddio, quando non lo faccio mai parlare con la loro speranza, forse sono un po' più imbarazzato di adesso, in effetti. Non raccoglierò questo spunto e mi ringrazierai perché non lo raccolgo in pubblico sul piazzale di Termini. C'è una cosa che ho notato lavorando con moltissimi fumettisti e stando in tour con tanti fumettisti. Ci sono quelli che sono bravi a parlare solo tramite le loro opere e pochissimi sono bravi a parlare di loro stessi, cioè a raccontare perché raccontano certe cose. Tu appartieni a una sorta di categoria collaterale, perché quando parli di te ne parli in pubblico così come ne parli nei tuoi libri, cioè racconti delle cose che a prioristicamente sembrano specifiche solo a chi ha delle esperienze molto simili alle tue. E abbiamo già discusso più volte il fatto che invece delle volte le persone diverse da te trovano qualche cosa in comune e quindi tu puoi permetterti il lusso notevole di non domandarti cosa vuole da te il tuo pubblico e continuare a parlare di quello che ti preme, sperando che le persone ci trovino dei parallelismi, del significato. Ma com'è continuare a parlare di sé senza porsi il problema delle reazioni dall'esterno? Perché per esempio la gente dal momento in cui sa che verrà citata o filmata cambia atteggiamento, è notorio, è psicologicamente comprensibile. È difficile continuare ad agire nella propria vita in maniera assolutamente normale, non pensando tutto questo un giorno mi tornerà utile o la gente mi risponderà sapendo che un giorno potrebbe finire in un libro? Io devo dire che non mi sono mai posto tanto questo problema e non penso che questa roba, cioè come mi risponde la gente, come si fa a mi rapportare, non credo che succeda, nel senso che penso che il lavoro mio è pure tutto sommato abbastanza marginale, per cui nessuno pensa di... penso che neanche il prossimo si pone questi problemi in generale quando si relaziona con me, insomma. E a me effettivamente non è che ho mai avuto che ho mai modificato delle cose sulla base di questo, ci ho avuto ogni tanto, come penso chiunque, mi sono posto il problema se sto in fila al cinema e sto dicendo delle cose orribili che non ripeterei mai in pubblico, ogni tanto poi mi viene l'ansia, oddio, magari quello dietro va a sentire, perché poi magari quello dietro mi dice scusa ma tu sai quello che fa disegni, prendi le mie cugine, una cosa del genere,
e poi penso di questo sentito che ho detto sta roba orrenda, non lo scrivo su Twitter eccetera, però devo dire che tutto sommato non si è mai verificato questa cosa, quindi non mi sono mai trovato veramente a dover fare i conti con questa dimensione qua, è più una roba di una mia paranoia che non una cosa realistica. Mi sono posto il problema, semmai a volte, di continuare a fare delle cose che magari, cioè non è che ho mai fatto qualcosa per poterlo raccontare o qualcosa di simile, però effettivamente la vita mia è cambiata molto nel corso degli ultimi anni e quindi magari ci sono delle cose che uno non farebbe più magari, adesso non è che mi vengono in mente cose, tutte le cose che mi vengono in mente sono penalmente rilevanti e quindi non mi vado a parlarne in pubblico, però cioè, ogni tanto alcune di queste cose uno pensa, vabbè, io questa cosa non mi devo imporre di continuare a farla perché sennò intanto perdo l'identità mia e perdo tutto quello che mi caratterizzava a vantaggio di che deve essere uno che fa disegni, basta, insomma è una cosa che mi spaventa molto. E al tempo stesso è anche quello, in quel senso è anche per averci qualcosa da raccontare di vero e di sincero. Credo che l'unica volta che mi hai detto che accettavi una situazione perché forse ne veniva fuori di qualcosa di buono per un libro è stato il viaggio in Turchia per recuperare le cose sequestrate durante il viaggio principale in Siria e in Iraq, però lì c'era una questione di documentazione di comportamenti. Io ho notato che tutti quegli autori a cui a un certo punto un editore dice autori di prosa, senti, ma perché i tuoi bellissimi lunghi stati su Facebook non li facciamo diventare un libro? Tutte queste persone, dal momento in cui si rendono conto di avere un'ambizione letteraria, cominciano a raccontare delle cose che quando le leggo mi fanno pensare subito questa cosa non è mai successa, cioè la sceneggiata la sta raccontando nella scia delle cose vere. È stato facile non ricamare mai, perché mi sembra di avere sempre, lavoriamo abbastanza stretto contatto, mi sembra di avere sempre lo stesso sguardo narrativo sulle cose e a cambiare il racconto è ciò che succede fuori e tu decidi di raccontarlo in un modo o in un altro, e per esempio non butti mai in burletta qualcosa di serio, se ci fai una battuta comunque ribadisci l'approccio serio al racconto. Il fatto che ora hai un mestiere molto rodato, uno skill narrativo molto rodato, ti fa mai venire la tentazione di dire questa la racconterò ma la racconto diversa perché viene meglio in un altro modo? No, nel senso, o meglio, io cambio alcune cose che succedono per motivi narrativi, nel senso che io uso sempre l'esempio, se una roba che mi succede al supermercato, però per la storia mi serve che quella stessa situazione si svolga alla posta, io lo faccio succedere alla posta, non è che c'è un dovere documentaristico per cui devo non per valere i carabinieri, insomma, non c'è un problema in questo senso. Però in realtà non mi capita di dover invece modificare se c'è qualcosa che non va, cioè banalmente se una roba non la voglio raccontare non la racconto, e piuttosto che distorcermi il senso, che mi sembrerebbe disonesto allora, però invece devo dire che c'è la fortuna che mi succedono un sacco di cose intorno e quindi ho continuamente materiali in questo senso. Quando è uscito Macerie Prime, una delle prime cose, delle prime recensioni che sono uscite, si lamentava dell'inverosimilità dell'inverosimiglianza, non so come si dice, di alcune situazioni del libro, in particolare quella che si è consegnante, dicendo comunque questo libro ormai si capisce che non c'è più niente da raccontare, quindi esagero le situazioni perché è evidente che un personaggio come Secco non potrebbe mai diventare insegnante. In realtà è la cosa più vera, e anzi io ho molto più coraggio al personaggio di Secco, che è una scimmia molto più di quello che racconto, anzi io gli do anche una dimensione di profondità che probabilmente lui non possiede, quindi è buffo perché poi appunto le cose che sembrano più inverosimili poi magari invece sono quelle più vere. Ecco, una cosa che non riesco a capire, tu comunque, anche se è vero che i personaggi, anche quelli di questo libro, hanno spesso un template fisico comportamentale, ma sono delle unioni di più problematiche di più persone, non sono per forza un singolo individuo stilizzato in icona a fumetti. Però è incredibile come sei sempre più noto, la gente, prima è arrivata una persona che ha detto ve lo siamo visti quella sera, c'era l'amico su qui, quindi c'è della gente che sa delle equivalenze tra alcuni personaggi del tuo fumetti con la realtà. Tu quando insegnavi all'ultimo Blanca
quello ci ha avuto per un anno i libri tuoi sul comodino e non si è mai trovato nei libri. Adesso abbiamo avuto un numero incredibile di ragazzini delle medie, perché voi sapete che noi chiediamo la professione a tutti durante queste dediche, perché ci annoiamo essenzialmente, e nessuno di questi conosce un ragazzino delle medie che è allievo di Secco. Questa cosa, come si spiega questa cosa? È tutto è veramente nascosto in piena vista. Perché in realtà nessuno sa che, cioè non penso che nessun ragazzino sappia che quello è il Secco dei fumetti, cioè lui è molto bravo solo per questa cosa qua, io stesso ho occultato qualsiasi dettaglio che potesse fare capire dove insegnavo cose simili, però io vorrei evitare che si rompevano sostanzialmente, ma diciamo che su questa cosa in realtà io sono stato molto bravo, perché credo che nel momento, non lo so, penso che nel momento in cui gli studenti di quella, i genitori degli studenti di quella particolare scuola sapessero esattamente questa roba, magari sarebbero straniti da un profilo degli insegnanti, però bravo, in realtà bravo, perché comunque vabbè, non posso entrare nei dettagli, però c'è la stessa età mentale di quella qui insegna, quindi in qualche modo ci si crea super bene. Notevole, perché per esempio durante più libri ho conosciuto, parlando con uno e di vista con un'altra, due personaggi, due macro template del libro, e ci ho visto delle corrispondenze, cioè ho capito da dove venivano. Però tu dici sempre che Secco non sa cos'è un avverbio, come fa a far finta di sapere cos'è un avverbio? Parla con studenti che non sanno manco loro cosa è un avverbio, quindi diciamo che non viene quasi mai messo di mettere le lontanze. E comunque, secondo me si trova già nella vita, nel senso che una grande, se lui è ancora vivo nonostante tutto nella vita gli abbia remato contro, molto più di tutti gli altri personaggi del libro o delle altre persone a cui sono ispirati i personaggi, eccetera, è perché comunque tutto sommato è uno che è capace di destreggiarsi, eccetera. E io in realtà la cosa di cui c'è sempre paura che non emerge bene, uno dei punti di forza del personaggio che vorrei che si capisse è anche un po' quello, è che effettivamente è uno che appunto pure senza sapere che è un avverbio, senza, cioè, tutto sommato riesce poi a insegnare o a stare in contesti, riesce a fare colpo su persone incredibilmente più, non lo so, più istruite di me, di lui, di tutti noi messi insieme, e che ha dell'incredibile neurone, cioè io mi trovo all'anima con il prezzo, ma continuo a passare via di l'acqua che non online, quindi senza dover fare questa roba, effettivamente. Beh, non è carissima. Prima di terminare questa tortura per noi due, facciamo una cosa, visto che comunque è Roma, è la Borri, siamo qui ed è la fine del tour. Tu hai detto a diverse riprese durante gli incontri che abbiamo fatto in pubblico in questo mese ed è un problema che non mi ero posto nemmeno io, in effetti, che il fatto che questo libro sia in due parti ti concede un lusso che non hai mai avuto prima, ovvero di avere delle reazioni sulla storia prima di averla terminata, perché lui che ne ha scritto tutta la storia non vuole insegnare la seconda metà, e che alcune cose, il fatto che alcuni lettori ti hanno indicato degli aspetti di cose che avevi detto qui non avevi pensato, ti ha arricchito il discorso narrativo. Senza fare grosse rivelazioni, ci racconti una cosa, io non la so, faccio una domanda davvero, non è per favore da voi, qualche cosa che avresti fatto in un modo diverso ma che queste conversazioni ti fanno alterare nel lavoro del prossimo volume? Allora, per dire, alcune delle persone che si sono letti questo libro, che conoscono il mondo mio, gli amici miei, eccetera, hanno riconosciuto alcuni, se non esattamente le persone specifiche, perché magari non ci sono persone specifiche a cui sono ispirati i personaggi, però hanno riconosciuto dei soggetti che erano in qualche modo gli schemi base a cui erano ispirati i personaggi, e conoscendo come sono i rapporti tra di loro, eccetera, hanno rivisto effettivamente tutto il teatrino delle relazioni che conoscono effettivamente dal vivo, e
comunque la cosa buffa che è molto, cioè che si vede nel tuo libro, anche se poi non è che la dici mai, e però che si vede conoscendo le persone davvero, noi ci riconosciamo in questi aspetti qua. Per esempio il fatto che in realtà sono tutte persone che si vogliono molto bene, nel senso tutte persone che si conoscono da molti anni e che si vogliono molto bene, ma che di fatto non se lo dicono mai, non se lo riescono a dire, e quasi tutti le loro relazioni tra di loro passano attraverso gli scazzi, l'insofferenza, la frustrazione e cose del genere. E questo qua è un aspetto che è il libro in realtà probabilmente si vede in parte, cioè anzi si vede, però io non l'avevo mai teorizzata questa cosa, nel senso che poi mi ho fatto provando a raccontare un po' quello che mi stava intorno, ma non è che a un certo punto mi sono messo il tavolino e ho pensato questa cosa. Quando mi è stata fatta notare ho pensato che mi sarebbe piaciuto dedicare una parte un po' più specifica, una messa a fuoco di questo tema qua. È una cosa che non mi sarebbe mai stata possibile se il libro fosse finito, perché adesso io l'avrei consegnato e chi mi diceva questa cosa, io dice sì, ok, bella cosa, però non lo faccio adesso. Mentre invece il fatto di averci adesso altre 200 pagine in cui potete sviluppare di più questo tema, in realtà è una cosa figa, è una roba mezza stimolante, in realtà lavorare così, che a me non era mai capitato prima. Ok, grazie per la pazienza, scusateci per la pioggia, è perché abbiamo dimenticato l'ombrello. Noi ora ci mettiamo a fare le dediche e ricordatevi che potete convertirvi in qualunque momento alla più figa dei giorni del mondo, quella della dedica veloce, che vi farà tornare a una vita normale, a un pasto serale, a un'ora normale, a non dover guardare i programmi di terza serata sperando che ci sia un notiziario. Insomma, noi contiamo sulla vostra conversione, non fa freddissimo, ma le condizioni meteo sono avverse, quindi vi fiaccheremo in qualche momento. Grazie a tutti! È rosa! Rosa? Ed è il 266. Si era già andato, giustamente. Che probabilmente è a casa a cenare. 266 è ancora qui? Visto che non stava nella vera? Sì, una lezione in mezzo. Che facciamo? Continuiamo a estrarre fino a che non c'è sta uno che c'è? Sì, oppure... dai, no, sarà domani. Allora domani? Il corporato vincitore numero 266. 266, domani scoprirà, o anche stasera,